È la fine di un'epoca, stop ai bus per gli over 65 anni e più agevolazioni per gli studenti e per i giovani. Noi oggi siamo qui in centro per vedere cosa ne pensano gli cittadini. Il problema sarà che il costo del pullman è eccessivo, non è che noi lo prendiamo poco, non è che, penso io personalmente, non è che incida sul... Vabbè, sta bene, per me... Non ho mica, cioè non sono mica arrabbiato, prendo poche volte, sì, sì. Ecco. Hanno deciso di dare più incentivi ai giovani. Beh, è un bel lavoro, a largo i giovani. Non credo che sia una cosa bellissima, confesso di avere la mia opinione che è questa, cioè gratis per tutti mi sembrava una cosa non troppo, come dire... Non fattibile. Non fattibile, però cioè, riguardo a determinate situazioni io penso che si sarebbe opportuno ripristinarlo, perché cioè, confesso che io stesso ho l'agevolazione, voglio dire, ma non... Ho deciso però di dare più agevolazioni ai giovani. Vabbè, i giovani hanno sicuramente in questo periodo hanno bisogno veramente di agevolazioni. Io lo prendevo sempre, è giusto che se uno ha un reddito cosa che paghi anche una cifra, non so. Per me è giusto così. Secondo me è sbagliato. L'hanno fatto prima anche precedenza loro. Cioè, dovevano un po' più prenderli in considerazione. Una buona cosa quindi per i giovani avere più agevolazioni. Sì, anche per i giovani, anche per i vecchi. Bisogna vedere che cosa si intende per agevolazioni poi. Non so adesso. E sconti per gli abbonamenti per gli studenti. Ok, quindi può starci, almeno dal mio punto di vista può starci. Bisogna anche considerare quanto effettivamente quegli abbonamenti erano utilizzati, perché onestamente conosco persone che sono già over 65 anni che non hanno mai usufruito dell'abbonamento del pullman. Quindi forse magari bisognerebbe considerare di togliere l'abbonamento a chi effettivamente non lo sta utilizzando e magari lasciarlo a chi lo utilizza regolarmente in questo caso.